ritmo in scena quest'anno? Qual è il tema dello spettacolo? Chi se la ricorda la sera del Mago di Oz? Chi è il protagonista? Dorothy! E che fa sta Dorothy? C'ha degli amici! E come so questi amici? Sono uguali a Dorothy oppure sono un po' diversi? No, sono diversi! Tipo chi è un amico di Dorothy? Due amici di Dorothy? Dorothy Datta? Un leone! Poi? I bambini! E la sorella Passeri? E cosa, di cosa gli manca al leone, allo spaventapasseri? Le mani e le gambe, il cervello! E all'uomo di latta? Il cuore! Quindi, alla fine questi amici di Dorothy... Ma allora, senza cuore si potrebbe anche morire. Ma è una storia! È una storia! Ma, quindi questi amici di Dorothy sono uguali o diversi? Diversi! E hanno bisogno di che cosa, Dorothy? Di cervello! Il cuore! Il cervello! E Dorothy che fa? Gli aiuta oppure no? Gli aiuta! E cosa fa per aiutarli? Da chi va? Chiama Mago di Oz! Oh! Ma poi avete capito una storia fondamentale della storia? No! Cioè, loro arrivano dal Mago di Oz, fanno la domanda al Mago di Oz, poi arriva la storia cattiva che li odia, come non li può vedere, il leone. Alla fine, il Mago di Oz, per essere tanto buono e qualità questi amici speciali di Dorothy, lui, a lui non manca qualcosa? Secondo voi il Mago di Oz è perfetto? No, 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 è un po' strano. E secondo voi il Mago di Oz è umano come Dorothy? No! No. Perché? No, come si chiama? È fatto di legno. No? Sapete come finisce la storia? Sì! Come finisce? Non ricordo! Come finisce la storia, Rachele? Che Dorothy gli toglie lo scettro e il Mago di Oz ha scatenato una tempesta e lui, perché doveva uccidere Dorothy, invece ha ucciso lui. Ma che film è più strano? Ma l'ha visto? No, il Mago di Oz non sarebbe un mago. Non è, un burattino che è comandato da una macchina. Quindi il Mago di Oz non è umano, è semplicemente un robot. E quella che aiuta gli amici del mago comanda una macchina con dei motori che fanno muovere il Mago di Oz. Quindi questo che vuol dire? Che vuol dire se è al centro del nostro spettacolo? Qual è il tema fondamentale c'è? L'aiuto, no? Yeah. Il fatto che se voi non sapete fare una cosa, chiedete aiuto a una vostra amica o alla vostra mamma, per esempio, alla vostra età. Anche i nostri amici. E l'aiuto è una cosa importante. Ed è per questo che noi andremo a parlare con i bambini dell'orfanotrofio, che alla fine, diverso rispetto a voi, loro non hanno niente. Hanno semplicemente una vita diversa. Ma poi le necessità che avete voi sono le loro. Sono anche le loro. Le paure che avete voi sono anche le loro. Il fatto che la mattina magari si sveglia e non vogliono andare a scuola. Questo lo fate anche voi. Sì. Ma c'è un'altra cosa in più fondamentale e qui divento seria. Allora, voi sapete che il 24 agosto 2016, quindi è quello passato, nei pressi di Noce di Amatrice, tante persone stavano dormendo di notte, quindi immaginate anche voi. Stasera andate a casa, mangiate, lavate i denti, poi andate a dormire. A un certo punto, durante la notte, voi dormite, il vostro letto comincia a muoversi. E prima che voi vi rendete conto, tutte le pareti della vostra casa cadono. Quindi voi uscite, urlate, ma non fate in tempo a vedere chi viene con voi, chi non viene con voi. Quindi tutta la notte state fuori con la terra praticamente sotto che continua a tremarvi. Non sapete cosa fare. Il terremoto. Quindi immaginate queste persone che durante la notte la terra continua a tremare, loro non possono, chiaramente non è che possono fare qualcosa, perché lì sono incoscienti, non capiscono, no? Il giorno dopo devono sapere che alcuni dei loro amici sono sotto tante di quelle mura che sono crollate, delle macerie, anche i loro genitori magari non ce l'hanno fatta. Tanti di quei posti che prima davano per scontato, una chiesa, un teatro che frequentavano, non c'è più. Niente c'è più.
Oppure immaginatevi quei vecchini, come per esempio i vostri nonni, che hanno degli allevamenti, che hanno dei lavori, che hanno visto nascere quei posti, dove hanno cresciuto i figli, dove hanno visto nascere i nipoti, e adesso non hanno più niente. Anche gli animali, alcuni sono morti. Però le prime settimane, tutto questo succedeva con tutti i telegiornali che tutti i telegiornali parlavano del terremoto, a un certo punto ora non si sente parlare più. Pochi di noi hanno dato la mano vera al terremoto, perché non tutti decidono di fare beneficenza per chi non ha più niente, no? O non tutti decidono magari di andare a vedere com'è la situazione lì. Sempre per il discorso che dicevamo prima, no? L'egoismo. Il fatto che per noi fondamentalmente è più semplice, più comodo pensare prima a noi che poi agli altri. Quindi, quello che vogliamo fare noi ora è capire cosa pensate voi e che idea avete voi del terremoto. Quanta paura vi fa? Cosa pensate che sia? Quanto sia importante di farsi una vita? E che cos'è la vostra vita? Se avete mai riflettuto su che cos'è la vostra vita e quanto è facile che voi la pensate di diventare altro, perché purtroppo questi ammassi grandi, perché la paura no, mi dai per sempre visto e per sempre felice e contente. La vita è un'altra. Quindi si va giù. Battete 5? Cos'è per te il terremoto? Io il terremoto non lo vorrei vivere. A me mi dispiace per le persone che sono morte per colpa del terremoto. Il terremoto è brutto. Non lo vorrei vivere. Il terremoto fa paura. Io non ci vorrei vivere in quel posto. Io vorrei che il terremoto non esistesse. E se arrivasse qui il terremoto, che faresti? Scappo. Il terremoto fa paura e strano. Quando si perde i giochi. A me il terremoto fa paura perché ho anche paura di perdere i genitori. Il terremoto fa paura a tutti. Il terremoto toglie tutto. Il terremoto fa piangere. Il terremoto fa distruggere. A me il terremoto fa paura perché distrugge tutti i miei ricordi. Il terremoto è terribile perché distrugge i ricordi e non è bello, cioè, vederlo e sentire gli altri che stanno in queste condizioni. Il terremoto è una cosa per me brutta, perché ti toglie le amicizie, alcune volte parenti, le cose che ti piacciono. Per me il terremoto è una cosa che alla gente poi gli dispiace dopo che è successo, perché ti toglie tutti gli amici, tutte le cose che a loro piacciono. Per me il terremoto è una cosa molto brutta. Tipo, perché ti cava tante cose, ti leva gli amici, ti leva, cioè, ti porta via un sacco di cose, perché tipo, con i tuoi amici, ti ci cresci, ci nasci, e poi ti trovi un giorno, sono andati via perché le macerie le ha sommerse, e oppure un edificio a cui tieni perché ci sei nato, ci sei cresciuto, un giorno viene a scoprire che non c'è più e dispiace, oppure un animale che hai a cuore, tipo quando all'allevamento di animali scopri che un giorno sono morti tutti e non è più uno e dispiace perché è brutto sapere che un giorno tutte le cose che ami non ci sono più. Per me il terremoto è una cosa brutta perché dei bambini stavano dormendo e gli è crollata la casa e ora sono tristi perché gli è crollata la casa che loro stavano dormendo. Per me il terremoto è brutto perché no, non possono giocare e perdono parenti, gli amici. Per me il terremoto è quando, insomma, quando la terra inizia a franare e poi mi porta
e porta via anche gli amici. Per esempio, se dura tutto il giorno, divento tanto triste perché non posso manco uscire. Per me il terremoto è una cosa brutta perché ti toglie tutti gli amici, tutta la cosa che ti stanno a cuore e ti togli. Quando c'è il terremoto potresti morire anche la persona che c'è in te stessa e anche tutti gli animali. Per me il terremoto è di... che non ci sono dei bambini che non possono fare niente, non possono fare attività sportiva oppure anche danza come la facciamo noi tutti e loro non la possono fare.